carissimi sorelle e fratelli, siamo riuniti questa sera per adunare il Signore Gesù, per il dono che ha fatto alla sua Chiesa della Santa Grande di Lisieux, la giovane e umile Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Assieme a lei ascolteremo la parola del Signore che ci guida dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. Il nostro essere qui questa sera è segno del nostro impegno a non restare figli delle tenebre, ma di aprire le porte della nostra esistenza all'azione potente della grazia di Dio, che ci trasforma ogni giorno di più in figli di Dio. Di questa azione vivificante è segno limpido e forte Santa Teresa di Lisieux. E proprio per questo ricorriamo al suo esempio e chiediamo anche stasera la sua intercessione, la pioggia di rose che lei stessa ha promesso. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi vengono i miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare nelle lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti operatori di miracoli, tutti possiedono doni di far guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Aspirate ai carismi più grandi e io vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona, o un cembalo che tintinna. Parola di Dio. Rispondiamo alla parola di Dio col Salmo 45. E fonde il mio cuore e liete parole. Io canto al Re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Dio ti ha benedetto per sempre. Cingi prode la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono ancora i nemici del Re. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre, e scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'equità detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi uguali. Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti avvietano le cetre. Figli
stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina di noi di Ofi. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo della casa di Ofi. Al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo signore, prostrati a lui. Da Dio vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore, gemme tessuto d'oro il suo vestito, è presentata al re in prezioso.
ai sacerdoti si porranno in fondo alla Chiesa per chi vorrà riconciliarsi. Dai manoscritti autobiografici di Santa Teresa di Gesù Bambino, dottore della Chiesa. Essere tua sposa, Gesù. Essere carmelitana. Essere per l'unione con te, madre delle anime. Tutto questo dovrebbe bastarmi. Sento la vocazione del sacerdote. Con quale amore, Gesù, ti porterei nelle mie mani? Quando alla mia voce discenderesti dal cielo, con quale amore ti darei alle anime? Ma pur desiderando di essere sacerdote, ammiro e invidio l'umiltà di San Francesco d'Assisi e sento la vocazione di imitarlo, rifiutando la dignità sublime del sacerdozio. Nonostante la mia piccolezza, vorrei illuminare le anime come i profeti, i dottori. Ho la vocazione di essere apostolo. Vorrei percorrere la terra, predicare il tuo nome e piantare sul suolo infedele la tua croce gloriosa. Ma, o amato, una sola missione non mi basterebbe. Vorrei essere missionaria non soltanto per qualche anno, ma vorrei essere ostata dalla creazione del mondo ed esserlo fino alla consumazione dei secoli. Ma vorrei soprattutto, amato mio Salvatore, vorrei versare il mio sangue per te fino all'ultima goccia. Gesù mio, che cosa risponderai a tutte le mie follie? Esiste un'anima più piccola, più incapace della mia? Essere proprio per la mia debolezza ti sei compiaciuto, Signore, di colmare i miei piccoli desideri infantili e vuoi oggi colmare altri desideri più grandi che l'universo, durante l'orazione, i miei desideri mi facevano soffrire un vero martirio. Aprì le lettere di San Paolo per cercare una risposta. I capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi mi caddero sotto gli occhi. Come Maddalena, chinandosi sopra, sempre sulla tomba vuota, finì per trovare ciò che cercava, così, abbassandomi fino alle profondità del mio nulla, mi alzai tanto in alto che riuscì a raggiungere il mio scopo. Senza scoraggiarmi, continuai la lettura. E trovai sollievo in questa frase: cercate con ardore i doni più perfetti, ma vi mostrerò una via ancora più perfetta. E l'Apostolo spiega come i doni più perfetti sono nulla senza l'amore. La carità è la via per eccellenza, che conduce sicuramente a Dio. Finalmente avevo trovato il mio riposo. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ero riconosciuto in alcuno dei metodi descritti da San Paolo, o piuttosto volevo riconoscerli in tutti. La carità mi dette la chiave della mia vocazione. Capii che se la Chiesa ha un corpo composto da diverse membra, l'organo più necessario, più nobile di tutti, non ne manca. Capii che la Chiesa ha un e che questo cuore arde d'amore. Capì che l'amore solo fa agire le membra della Chiesa, che se l'amore si spegnesse, gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue. Capì che l'amore racchiude tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi. In una parola, che è eterno. Allora, nell'eccesso della mia gioia delirante, esclamai:
Gesù, amore mio, la mia vocazione l'ho trovata finalmente. La mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto, Dio, me l'avete dato voi. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore. Così sarò tutto e il mio sogno sarà attuato. Preghiamo in silenzio per le vocazioni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ognuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Non cerchi ciascuno il proprio interesse, ma anche quello degli altri,
abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Dai manoscritti autobiografici di Santa Teresa di Gesù Bambino, dottore della Chiesa. Nell'ultima cena, quando egli sa che il cuore dei suoi discepoli brucia ancora più di amore per lui, che si è dato ad essi nell'ineffabile mistero dell'Eucaristia, questo dolce cuore vuole dare un ordinamento nuovo. Dice loro con tenerezza inesprimibile: vi do un comandamento nuovo di amarvi reciprocamente, come io ho amato voi. Amatevi l'un l'altro. Il segno dal quale tutti conosceranno che siete miei discepoli sarà che vi amiate scambievolmente. In qual modo Gesù ha amato i suoi discepoli e perché li ama? Ah, non erano le loro qualità naturali che potevano attirarlo. C'era tra loro e lui una distanza infinita. Egli era la scienza, la saggezza eterna. Essi erano dei poveri pescatori ignoranti e pieni di pensieri terrestri. Tuttavia Gesù li chiama suoi amici, suoi fratelli. Vuole vederli regnare con lui nel regno di suo padre, e per aprire loro questo regno vuole morire sopra una croce, perché ha detto: non c'è amore più grande che dare la vita per coloro che amiamo. Meditando su queste parole di Gesù ho capito quanto l'amore mio per le mie sorelle era imperfetto. Ho visto che non le amavo come le amo. Capisco ora che la carità perfetta consiste nella sopportare i difetti degli altri, non stupirsi delle loro debolezze, edificarsi dei minimi atti di virtù che essi praticano. Ma soprattutto ho capito che la carità non deve restare affatto chiusa nel fondo del cuore. Nessuno, ha detto Gesù, accende una fiaccola per metterla sotto il moggio, ma la mette sul candeliere affinché rischiari tutti coloro che sono in casa. Mi pare che questa fiaccola rappresenti la carità, la quale deve illuminare, rallegrare, non soltanto coloro che mi sono più cari, ma tutti coloro che sono nella casa, senza eccettuare nessuno. Signore, so che voi non comandate alcunché l'impossibile. Conoscete meglio di me la mia debolezza, la mia imperfezione. Voi sapete bene che mai potrei amare le mie sorelle come le amate voi, se voi stesso, o mio Gesù, non le amaste ancora in me. E perché voi volevate concedermi questa grazia, che avete fatto un comandamento nuovo. Oh, come l'amo, il vostro comandamento, perché mi dà la sicurezza che la volontà vostra è di amare in me tutti coloro che voi mi comandate di amare. Sì, lo sento, quando sono caritatevole è Gesù solo che agisce in me. Più sono unita con Lui, più amo anche tutte le mie sorelle. Quando voglio aumentare in me quest'amore,
soprattutto quando il demonio cerca di mettermi davanti agli occhi dell'anima i difetti di quella o di quell'altra sorella, che mi è meno simpatica, mi affretto a cercare le sue virtù, i suoi buoni desideri. Mi dico che se l'ho vista cadere una volta, ella può bene avere riportato un gran numero di vittorie che nasconde per umiltà, e perfino ciò che mi pareva un errore può benissimo essere, a causa dell'intenzione, un atto di virtù.
Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, ho un incarico che mi è stato affidato. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei. Con coloro che sono sotto la legge sono diventato uno che è sotto la legge. Pur non essendo sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Con coloro che non hanno legge, sono diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, anzi, essendo nella legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro. Dai manoscritti autobiografici di Santa Teresa di Gesù Bambino, dottore della Chiesa. Mio Dio, Trinità Beata, desidero amarvi e farvi amare, lavorare per la glorificazione della Santa Chiesa, salvando le anime che sono sulla terra e liberando quelle che sono nel purgatorio. Desidero compiere perfettamente la vostra volontà e arrivare al grado di gloria che mi avete preparato nel vostro regno. In una parola, desidero essere santa, ma sento la mia impotenza e vi domando, oh mio Dio, di essere voi stesso la mia santità. Poiché mi avete amato fino a darmi il vostro unico figlio, perché fosse il mio salvatore e il mio sposo. I tesori infiniti dei suoi meriti appartengono a me ed io ve li offro con gioia, supplicando di guardare a me se non attraverso il volto di Gesù e nel suo cuore bruciante d'amore. Vorrei consolarvi dell'ingratitudine dei cattivi e vi supplico di togliermi la libertà di dispiacervi. Vi ringrazio, mio Dio, di tutte le grazie che mi avete accordate, in particolare di avermi fatta passare attraverso il crogiolo della sofferenza. Sarò felice di vedervi comparire un giorno nel giorno finale con lo scettro della croce, poiché vi siete degnato di darmi come eredità questa croce tanto preziosa. Spero di rassomigliare a voi nel cielo e di vedervi brillare sul mio corpo glorificato le sacre stimmate della vostra passione. Dopo l'esilio della terra spero di venire a godervi nella patria, ma non voglio ammassare dei meriti per il cielo, voglio lavorare solo per vostro amore, con l'unico scopo di farvi piacere, di consolare il vostro sacro cuore e di salvare le anime che vi ameranno eternamente. Alla sera di questa vita comparirò davanti a voi a mani vuote, perché non vi chiedo, Signore, di contare le mie opere. Per vivere in un atto di perfetto amore, mi offro come vittima d'olocausto al vostro amore misericordioso, supplicandovi di consumarmi senza posa, lasciando traboccare nella mia anima i frutti dell'infinita tenerezza che sono racchiusi in voi, e così possa diventare martire del vostro amore. O mio Dio, voglio, o mio diletto, a ogni battito del cuore rinnovarvi questa offerta un numero infinite di volte, fino a che, svanite le ombre, possa ridirvi il mio amore in un faccia a faccia eterno.
E adesso insieme a Teresa del Bambino Gesù diciamo insieme la preghiera che il Signore ci ha insegnato e che ci rende tutti fratelli e figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Hai dato loro un pane disceso dal cielo. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto il suo sacrificio, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua gloria.